Antonio Viale non avrebbe bisogno di presentazioni, visto e considerato il suo passato nei trofei Fiat in particolare, Uno turbo, giusto? Sì, e lo rincontriamo 25 anni dopo aver mollato i rally, il Rally 1000 Miglia. La macchina che si vede sullo sfondo è la sua, quindi vuol dire che torna a percorrere. Gli chiediamo perché, come mai questo ritorno 25 anni dopo? Ma allora, io lasciai nel 96 perché puntai al professionismo, vinsi il trofeo Uno Turbo, corsi prima nel due ruote motrici con la Clio di Papini e Cambi e ero avanti nel due ruote motrici, poi ebbe un incidente e deciso di passare con la Delta. Corsi con la Delta di Mauro Nocentini, corsi con la macchina sempre di Mauro Nocentini, con le livree Martini, perché Conte Ascanio Calvi mi vuole in squadra, e l'anno successivo con la Escort Cosworth sempre Martini, alternandomi con Franco con Fassina in squadra con Franco. Purtroppo poi la mancanza di sponsorizzazioni, nel 96 feci ancora il due ruote motrici con la Lynx Sassanni e con la Race Day, e la mancanza di sponsorizzazioni mi fecero purtroppo propendere per continuare altre professioni. E purtroppo, come le droghe, ho cercato di stare lì lontano, perché è una di quelle cose che ti tira dentro, la passione è infinita. In tutti questi anni non ho mai smesso di sognarlo, arrivato a questa età qua ho deciso di, a livello diciamo di divertimento, anche se comunque cerco sempre di metterci professionalità nelle cose che faccio, certo, ho deciso di tornare umilmente partendo con un due ruote motrici. L'idea di partire con un R5 era forte, però come ho sempre fatto ritengo di avere che bisogna fare una strada propedeuticamente per riuscire a migliorare. Quindi ho detto, intanto partiamo, facciamo due gare con questa, con una due ruote motrici competitiva, una macchina da corsa bella, nell'ottica del 2022 di fare qualche gara di campionato italiano, forse anche un campionato con un R5 bello. Nonostante l'età, la voglia di correre è forte come prima, quindi sono passati 25 anni, ma ho fatto i test la settimana scorsa e devo dire la verità che mi sentivo sulla macchina da gara, mi sentivo a casa. Ecco, ma la squadra è super, la squadra sulla, è super, sulla squadra migliore non potevo scegliere. Sulla squadra non abbiamo tra l'altro dubbi, ma com'è montare su una macchina di oggi dopo essere sceso 25 anni fa su una macchina di ieri? Ma devo dire la verità che allora meccanicamente sono molto simili, sono migliorate, sono più semplici, più facili da guidare. Mi ricorda molto la Clio sulla quale mi trovai subito bene, è una macchina da corsa vera, quindi camionisti frontali, freno a mano idraulico, la meccanica è super. Abbiamo lunedì che abbiamo fatto i test, abbiamo già lavorato sulla meccanica perché la macchina mi piace un po' più rigida e devo dire la sincera verità che cioè, no, le ho trovate non peggiorate, migliorate in tante cose, motore con più coppia, bellissime macchine. Quindi ecco, divertente, cioè, assolutamente, mi sono trovato assolutamente a mio agio come guida in ogni cosa. Abbiamo parlato di squadra, ok, tu corri sicuramente con un team al top che sì, ha vinto diversi campionati italiani. No, anche perché io voglio, cioè, umilmente dico sempre, se uno, come quando scelsi il trofeo Uno Turbo, se uno sceglie una macchina che non è al top può sempre dire che non è la macchina, se uno sceglie almeno la macchina non, al top, se uno non va, non ci sono scuse, quindi io parto sempre da questo presupposto. Ma com'era stare in squadra con uno professionale ed ermetico come Fassina e con uno diretto, chiaro come Cunico? Ma guarda, allora, in squadra io sono sempre avuto un'enorme umiltà con tutti, quindi non... sono stato apprezzato anche dal Conte Ascanio Calvi per questo. E io quando approdai al team Martini, il primo rapporto lo ebbi con Dario Cerrato, che lo conobbi prima e che fu sempre stato, cioè, è sempre stato un rapporto molto bello, ma anche con Cunico. Io poi ero una persona, ero molto giovane, avevo 22-23 anni, quindi ascoltavo tutti, stavo in disparte, ma è la cosa che faccio anche adesso, perché con umiltà sono tornato a correre, sono sempre disponibile ad avere dei consigli. Ho parlato moltissimo con Michele, che è veramente prodigo, si è anche adattato a salire in macchina con me a fare un giro per darmi qualche consiglio, e quindi direi che è stata un'ottima, una stima nei miei confronti, insomma, ecco. Quindi io penso sempre che comunque quando le persone sono professionali tutto è molto più semplice, certo, e poi ognuno ha il suo carattere, ma devo dire la verità che qua ho trovato un team eccezionale, veramente come volevo, ecco, e soprattutto anche tutti i meccanici sono tutti molto molto favorevoli, anche perché certo, poi certo, logicamente un 51enne che si rimette a correre in macchina può sembrare
un po' così. Ma non è vero, i rally sono sporti di esperienza, sì, poi alla fine. Esattamente. Bisognerà vedere questi 25 anni di assenza. Vabbè, devi togliere un po' di ruggine. Però la voglia c'è, la grinta c'è, domani di sicuro ce la metterò tutta, ecco, per fare bene. Tra l'altro questo è un rally mille miglia particolare perché per te è un ritorno, ma per molti quasi un debutto, sì, perché hanno cambiato le prove, un anno è saltato. E quindi sì, è molto bello, molto tecnico. Logicamente non sono abituato a rally così corti, perché una volta le gare di campionato italiano erano 200 nemmeno km. Noi. E quindi diciamo è più un rally sprint. Io tendevo più a esprimermi in prove un po' più lunghe perché ero molto costante. E in più con poche ricognizioni così, devo dire la verità, anche quello è una grande differenza dei nostri tempi, è molto diverso. Però la gara è sempre molto bella. Ho scelto proprio di debuttare qua perché ho cominciato a preparare il debutto da gennaio. E cascava bene arrivare proprio a settembre in una gara così bella, così importante. Qua vinsi il due ruote motrici nel 93 con la Clio, davanti a Paolo, davanti a Buonanima di Medeghini, davanti a Fiora, e quindi comunque forse può essere anche di buon auspicio. Speriamo nel tempo, anche se a me la pioggia piace, però debuttare con la macchina, le gomme nuove e anche la pioggia forse non è proprio il massimo, però vabbè, quello che arriva arriva. In bocca al lupo e soprattutto bentornato. E ovviamente questo però significa che continuerai. La mia volontà c'è, a meno che diciamo i risultati, perché va bene divertirsi, però se i risultati sono così pessimi vorrà dire che mi sono divertito, farò qualche gara per divertimento, insomma, ecco, più vabbè, di questo grazie, sarà quello che sarà. Grazie di tutto. È stato un piacere.